Georgiana, una giovane di 23 anni, sta cercando di stabilire il riconoscimento legale del neonato che ha partorito pochi giorni fa e che è stato abbandonato vicino a un cassonetto a Taranto. Ha spiegato che la sua azione è stata dettata da un momento di confusione e smarrimento. Ha raccontato di essere stata recentemente assunta come badante e di aver avuto timore di perdere il lavoro. Inizialmente, lunedì scorso, Giorgiana aveva manifestato l'intenzione di vedere e allattare il suo bambino, ma questa volontà non aveva avuto un esito concreto. Tuttavia, oggi, 16 agosto, ha comunicato al suo avvocato Francesco Zinzi di Taranto la sua intenzione di riconoscere il neonato. Purtroppo, a causa di un problema burocratico, il riconoscimento non ha potuto essere effettuato. Secondo la legge, dopo 10 giorni dalla nascita sarebbe iniziata la procedura di adottabilità per il bambino di nome Lorenzo, così chiamato dai medici dell'ospedale Santissima Annunziata. Attualmente il piccolo è ricoverato in osservazione nel reparto di terapia intensiva neonatale, mentre la madre si trova nel reparto di ostetricia.